Bombe! Adesso abbiamo visto un bel percorso dall'altra parte, vediamo se riesco a trovare un posto dove parcheggiare la macchina. Poi lo facciamo. Anche ci sono le impronte dei caprioli. Ecco lo stradello che saliremo oggi. Bene, c'è scritto qualcosa su quel cartello? Ah no, di non accendere fuochi. E basta. Siamo ancora in Val d'Arda, poco sopra la località di Morfasso. E abbiamo deciso di salire questo stradello in mezzo alla neve. Impronte di cane o di lupo. Potrebbe anche essere un lupo. Abbastanza grosse. C'è un torrentino lì, poi andiamo a vedere. Ma c'è un cartello, andiamo a vedere cosa dice, va. Guarda cosa c'è scritto qua, Dumbi. Si chiede di seppellire i resti animali. Un resto animale lui? No, non ancora. Si è salvato. Sì. Ah, ma non è naturale, naturale. No, vedi, di qua ne viene giù uno. Di là ne viene giù un altro. Però per mantenerlo ci hanno messo un tubo. L'hai visto? Dove praticamente prendono acqua dal di là. Sì, vai dritto così. Vai, vai. Quanti gamberi potrebbero esserci lì dentro? Che non si possono prendere. Bene, ti fanno una multa di 150 euro a gambero se ti prendono. Questo è un altro dei piccoli torrenti della Val d'Arda che non ho mai esplorato completamente, perlomeno forse l'ho anche sempre ignorato, non sono mai venuto fino a qua. Bello, è una piccola valle, ma c'è veramente tanti piccoli lati nascosti che vale la pena di esplorare. Spostati un po' più in là, Omar, verso dov'è Dumbino. Ecco, vai su quel lì, dai, che così vediamo dove arriviamo, magari. Tra l'altro anche un bel paesaggio. Guarda che bello. Poi mi comincerà la solita ricerca per capire come si chiama sto rivolo d'acqua qua, eh. Magari non ha neanche nome, lo chiamano Arda anche lui, perché alla fine praticamente a neanche meno di 1 chilometro da qui nasce il torrente Arda, quindi alla fine magari questo rivoletto qua non ha neanche un nome, lo chiamano Arda anche lui, tanto per non il nome. Dovrebbe beccare un anziano del posto, lui se c'è un nome lo conosce sicuramente, magari un nome in dialetto che non c'entra niente con il vero nome che ha, però sarebbe interessante poterlo segnare. Dai, vai su per questo prato di qua, Omar, a destra. Quante impronte? Queste sono di cane o di lupo. Sono abbastanza grandi e aperte. Quindi potrebbero essere benissimo di lupi, visto che in questa zona ci sono. Tombe!
Dai, vieni qua. Cosa bella è che sto salendo questo pendio e le gambe non mi danno problemi. Quindi una bella cosa per il giro che voglio fare domani. Adesso sono quasi in vetta e vedo che dalla parte di là c'è un altro torrentino che viene giù ancora. È pieno qua. Le racchette da neve in questo momento non mi dispiacerebbe averle, eh? Non si sprofonda molto nella neve. Due racchette da neve avrebbero fatto la differenza. Siamo quasi vicino all'obiettivo che abbiamo individuato dalla strada. Adesso andiamo per questo stradello. Anche il fiatone lì. Guarda quanto sono fuori forma. Stradello va di qua, ma il nostro obiettivo è là. Proseguiamo in quella direzione. Ci portiamo là sotto, là, esattamente dove c'è il dito. Dov'è? Dombe! Perché vuoi la privacy per fare certe cose, però... Nasce da lì, eh sì, hai visto? Abbiamo trovato la sorgente, siamo arrivati alla sorgente del rivolino d'acqua che stavamo seguendo, guardate, proprio lì, lì nasce dalla neve e da quell'altra come biformazione lì, adesso è alimentato dalla neve. ritorneremo in estate. Possiamo venire a vederlo d'estate, sì. Poi va giù di qua, mentre Dumbino si sta perdendo di nuovo per i boschi di là. Dove vai, Dumbi? Torna indrè, là. Eh sì, Tamegnanca. Segui i suoi odori. Ecco, quando poi è contento torna indietro. Come sempre. Uè, finta zanna bianca, perché? Se foschia, Omar, non si vede. Però è una bella roccia. Guarda che roba, è così tanto leggero che lui non sprofonda neanche nella neve. Io vado giù di 10-20 cm, invece sembra volarci sopra, se niente fosse. Vabbè, allarga le zampine, no? Quasi a farle palmate per cercare di non sprofondare. Anche perché ha delle zampine tanto piccole che se non le allargherebbe, allargherebbe bene le dita, si pianterebbe come un chiodo, perché talmente piccole quelle zampine lì che nella neve diventerebbero chiodini. Mi ha fatto bene a deviare giù di qua, guarda che bel paesaggio che c'è, lo faccio vedere. Accanto sta foschia che non si vede la vallata, un altro rivoletto lì, guarda se riesco a inquadrarlo. Andiamo proprio a vedere, troppo curioso. Curioso, guarda quante biforcate. Questo è l'altro rivolo d'acqua. Anche lui avrà la sorgente appena qua sopra, perché il pendio non è molto ripido e quindi immagino di non trovare qualche cascata o qualche bel salto d'acqua da vedere. Però a me piace molto esplorare queste piccole gole. Poi alla fine hanno sempre qualcosa di bello da mostrare dietro ogni curva. Cioè...
Hai visto il contadino che viene a prendere acqua da quel laghetto dove eravamo prima? Adesso stiamo venendo giù dalla parte est del laghetto che avevamo trovato prima. Andiamo un attimo lì dal contadino che gli chiediamo come si chiama questo torrente, così almeno posso metterci il nome del torrente che è. Bino, non metterti dietro a litigare, eh? Tu, ma io chiedere se ha un nome quel torrentino qua, mamma. Andiamo, Dumbi. Ecco, mamma, che sta andando a chiedere al contadino il Montaner come si chiama il torrente. Allora, poche parole. Contadino sta prelevando acqua dal laghetto, che è un laghetto naturale, ci ha detto, e questa è una delle tante sorgenti del Lubiano. Praticamente qua ha detto che ci sono diversi di questi rivoli d'acqua che qua nelle varie frazioni chiamano tutti Lubiana, a parte quella che passa per Morfasso che chiamano Grande Lubiana. Le altre sono tutte Lubiana, che poi è l'affluente più grande del torrente Arda. Interessante. Ma secondo me, se guardo sulle cartine militari, magari ognuna di queste sorgenti ha un nome diverso, però prendiamo per buona quello che ci ha detto il contadino. È stata una persona molto gentile. Andiamo. Non c'era. È il trattore che perde un po' di olio, vedi? Ok, siamo quasi alla macchina, il stradello è finito, per oggi bel giro in montagna l'ho fatto, la neve tra l'altro, abbiamo scoperto che il Lubiana ha 50.000 sorgenti, adesso sarebbe una bella impresa riuscire ad andarle a scovare tutte, un'impresa, insomma un bel giro, dai. Interessante. Poi ne trovi un altro. Eh sì, perché ce ne sono tantissime, hai visto? Ma a distanza di neanche di 50 metri l'una dall'altra c'era un'altra sorgente. Probabilmente sotto è una sorgiva unica. Ma come questi torrentini passeranno da sotto? Eh sì, si formeranno sotto quelle rocce che abbiamo visto. E poi qui affiorano e poi dopo vanno nella vallata e diventano il fiume vero e proprio.